La vicenda che coinvolge Marta Fascina e Luigi Berlusconi all'interno dello stadio è oggetto di dibattito. Come precedentemente riportato, Marta Fascina è stata presente al primo Trofeo Silvio Berlusconi, torneo vinto dal Milan ai rigori contro il Monza. Dopo il triste 12 giugno, Marta Fascina si era ritirata dalla vita pubblica e la sua presenza allo stadio rappresenta la prima uscita dopo il funerale e le controversie relative all'eredità. Durante la partita, Marta si trovava nei pressi di Pier Silvio, che secondo alcune voci potrebbe seguire le orme paterne nel mondo sportivo. Il loro caloroso abbraccio ha dissipato i rumori riguardo a possibili incomprensioni tra loro. A loro fianco sedeva anche Luigi Berlusconi, figlio di Silvio avuto dal matrimonio con Veronica Lario. Anche tra Marta Fascina e Luigi sembrano essere state chiarite le divergenze. Le voci su tensioni e incomprensioni hanno circolato, soprattutto in relazione al fatto che Silvio Berlusconi, nel suo testamento, avesse menzionato un lascito di 100 milioni per Marta senza menzionare il nome di Luigi. Questo particolare ha scatenato speculazioni sulle possibili ragioni di questa omissione, tra cui la richiesta di Luigi di essere esentato dalla quota ereditaria. Alcuni hanno suggerito che Luigi avesse chiesto di non menzionare Marta nel testamento, ipotesi categoricamente smentita dalla famiglia. L'immagine emersa dall'evento al campo del Monza sembra però chiarire la situazione tra Marta Fascina e i figli di Silvio Berlusconi. La loro vicinanza e il gesto di affetto mostrato durante la partita sono stati un segnale inequivocabile per porre fine alle polemiche. Marta Fascina si è presentata allo stadio indossando un abito blu e scarpe bianche. È salita sul palco al centro del campo e ha partecipato all'evento fino alla sua conclusione, lasciando intendere che le tensioni stiano gradualmente scemando tra lei e la famiglia Berlusconi.